Niente da fare per Caterina Balivo. L'esordio della Volta Buona delude ancora. Ascolti Moscetti, e senza uomini e donne su Canale 5. Finalmente oggi arrivano dei dati Auditel, e possiamo commentare gli esordi della nuova stagione televisiva. Nel daytime di Rai 1 tutti i programmi sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico, tutti tranne uno. Caterina Balivo aveva una missione più che facile: riuscire a racimolare qualche spettatore in più nella prima settimana, visto che su Canale 5 non va in onda Uomini e Donne, ma a quanto pare, per la conduttrice, non è ancora il momento di parlare della sua Volta Buona. Il programma ha deluso, di nuovo, il pubblico, che non perdona alla Balivo la scelta di piazzare, subito dopo il TG, Attualità e Cronaca, considerato il fatto che su Rai 2 c'è anche Milo Infante per chi volesse essere aggiornato. Gli ascolti della Volta Buona, un esordio ancora sottotono. Parliamo dunque di numeri. La prima puntata di stagione della Volta Buona non va oltre la media di 1,2 milioni di spettatori. Precisamente, 1.231.000 spettatori con il 10,5% nella prima parte chiamata alla Volta Magazine e 1.258.000 spettatori con il 13,1% nel seconda parte. Le soap di Canale 5 in onda nella stessa fascia oraria, sono inarrivabili. Su Canale 5 Beautiful nel pomeriggio del 9 settembre, la soap ha fatto 1 milione di spettatori in più rispetto a Caterina Balivo con una media di 2.328.000 spettatori pari al 18,6%. E 5 punti di share in più rispetto al programma di Rai 1 li ha fatti anche Endless Love con una media di 2.92.000 spettatori pari al 18,3%. Tra qualche ora usciranno anche i dati di ascolto del pomeriggio di ieri e vi sapremo dire come sarà andata anche la seconda puntata della Volta Buona di Caterina Balivo. Ma visti i numeri dell'esordio, non ci aspettiamo nulla di più alto.